Connette di ingrandimento, oggi andiamo a Sant'Agata di Puglia, nel subappennino Dauno. Grazie all'Unione Europea, al progetto strategico Alter Energy, questo comune fa ora parte della rete internazionale delle comunità adriatiche delle energie rinnovabili. Tutto questo in lente di ingrandimento con Gianni Matera. Sant'Agata di Puglia, nel subappennino Dauno, 2.000 abitanti e un bilancio limitato. Grazie ai fondi europei del progetto strategico Alter Energy, ha potuto realizzare interventi di efficientamento energetico e mobilità sostenibile. La sezione mediterraneo della Regione Puglia, con il supporto scientifico dell'Agenzia Regionale per la Tecnologia e Innovazione, è stata capofila per l'area adriatica di Alter Energy, che ha individuato progetti all'insegna della collaborazione tra comunità. L'Europa ci dice soprattutto: decidete insieme le strategie e gli interventi da fare nel vostro territorio, perché se li decidete insieme e quindi risultano veramente importanti e risolutivi, strategici per il territorio, l'Europa ve li finanzia. Alter Energy ha significato 12 milioni di euro per interventi in 8 paesi, sviluppando programmi comuni tra i vari territori. 2 milioni sono stati utilizzati a Sant'Agata. Sono stati fatti interventi di efficientamento energetico in 2 scuole, sono stati fatti lavori importanti di rifunzionalizzazione, di efficientamento energetico in un edificio storico sotto la tutela della sovrintendenza, che adesso è stato adibito a guest house, quindi con finalità di tipo turistico. E dal punto di vista della mobilità si è puntato appunto sulla mobilità sostenibile, con l'acquisto e la messa a disposizione della cittadinanza di un bus a trazione interamente elettrica. Senza finanziamenti e interventi da parte della regione piuttosto che da parte della comunità europea, per le nostre piccole comunità sarebbe impensabile realizzare opere di questo tipo. L'ex convento del 600 sarà un bed and breakfast a gestione comunale. L'efficienza dell'isolamento termico si avverte appena varcata la soglia. Una frescura irreale mentre all'esterno ci sono più di 30 gradi. Efficientamento energetico anche per 2 scuole, meno spese per il riscaldamento invernale, meno energia per rinfrescare l'estate, benefici che si ripercuotono in bolletta. I consumi diminuiscono in maniera drastica, posso fare degli esempi. Per quanto riguarda l'efficientamento delle illuminazioni pubbliche, ad esempio, normalmente diminuiscono di un terzo, quindi diventa, come dire, abbordabile proprio anche la sostenibilità. Il progetto ha comportato anche benefici immateriali. Ha realizzato un percorso di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del settore del risparmio energetico, dell'efficientamento energetico. 2 incontri riservati alle imprese, uno a Bari e l'altro a Belgrado, hanno registrato oltre 600 contatti tra gli operatori, mentre i temi dell'efficientamento e risparmio energetico sono stati al centro di varie iniziative rivolte ai cittadini di tutte le età. Si è parlato dell'utilizzo degli elettrodomestici, quando cambiare le lampadine, come cambiare, quando cambiare un elettrodomestico e tante altre cose, quindi una sorta di educazione civica al risparmio, all'efficientamento. Crescere risparmiando energia, risorse, cambiare abitudini e mentalità sembra difficile, ma cominciando dal quotidiano potremmo raggiungere obiettivi oggi ambiziosi.